Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon dal buon Dario Bagatin, che mi chiede di parlare del film del 2021 di produzione russa Super Deep. Film con mostroni, ambientato negli anni 80 in Russia. Narra la storia di una scienziata, una virologa, che stava uscendo appunto dalla sperimentazione di un virus che non stava andando molto bene. E insomma, non ha tempo di finire il suo studio, che viene presa e trasportata sul circolo polare artico, appunto da dei militari russi, perché la nostra Anya deve praticamente scoprire cos'è successo in questa base. Militare e scientifica situata a 6 km sotto il permafrost, che stanno studiando in realtà cosa c'è a 12 km sotto il permafrost. Una volta arrivati sul luogo si rendono conto che non c'è più un cazzo, sono tutti scomparsi, qualcosa va storto e questi si ritrovano comunque, lei e altri, bloccati al 6° chilometro appunto dentro la base. Scopriranno lì un altro personaggio, Olga, che sembrerebbe infettato appunto e che sa qualcosa su questa muffa che arriva praticamente da ancora più in basso, dove c'è solo fuoco e fiamme praticamente, e che potrebbe distruggere l'umanità attraverso appunto la distruzione del permafrost, che stiamo facendo noi anche adesso con gli anni, soprattutto per il bue che ci avevano fatto all'epoca. Tratto da una specie di leggenda russa, diciamo così, dove sembrerebbe che in Siberia ci fosse appunto questa base e fossero scomparsi gente che avessero trovato l'inferno addirittura all'interno di questo buo, il nostro regista tira fuori una storia abbastanza interessante, perché tal Arseni Syukin alla sua prima opera riesce a creare un film un po' troppo lungo. Nei suoi difetti sono che è un quarto d'ora di troppo, una fotografia a volte un po' troppo abbozzata, ma per il resto io mi ci sono divertito a bestia, proprio perché è un film che ci ricicla e cita tantissimi film degli anni 80 che ho amato, dalla cosa appunto addirittura film degli anni 50-60 come Blob, e mettendoci dentro un po' di Ali e buttandoci dentro tanto Leviathan, la cosa degli abissi, la creatura degli abissi. Sembra uno di quei film anni 80 che io amavo tanto all'epoca, e quindi questo Super Deep lo amo anche forse più del dovuto. Resta il fatto che secondo me l'attrice protagonista, che è anche la produttrice esecutiva, è una topa spaziale e recita da Dio. Gli altri attori hanno le facce abbastanza convincenti, pur essendo completamente sconosciuti. E diciamo che la prima mezz'ora secondo me è veramente eccellente. Nella prima mezz'ora il film vola, va, che è una bellezza, finché arrivano poi al 6° chilometro giù, e veramente il film funziona alla stragrande. Forse nella parte centrale si ferma un po', cerca di dare troppe spiegazioni, appiattisce un po' i personaggi, per poi in realtà risollevarsi negli ultimi 40 minuti, dove gli effetti splatter sono notevoli, i mostri sono schifosissimi, sono questo ammasso di blob mescolato appunto a carne umana, e sempre giocati sul chiaro scuro, perché comunque il film ha 1.800.000 di budget di dollari, non è che c'ha 600 milioni come dicono in molti, è un blockbuster poco riuscito. Blockbuster è 1.500.000 di dollari, che blockbuster è comunque. Aver detto questo, sì, è abbastanza caro per essere Russia, ma non è di sicuro un blockbuster. È il fatto che il regista sa fare il suo mestiere, chiaramente non esagera, ma riesce a portare a casa un film che per uno come me degli anni 80, che ama questo tipo di cinema, non può che essere portato a casa così come portavo a casa Sputnik e altri. Certo, qui naturalmente si vede addirittura Gorbaciov fa la televisione, e una volta tanto i russi non sono delle merde incredibili, e poi una volta tanto ci troviamo di fronte a un film che racconta anche una storia d'amore non vissuta all'interno di un'altra storia, e dobbiamo quasi subodorarla. E in tutto questo ci sono delle buone scene action, e il film è costruito abbastanza bene. Ripeto, ha dei difetti come molti film, quasi tutti, è un po' troppo lungo, a tratti gira un po' a vuoto, è veramente troppo citazionista, ma personalmente lo trovo un film assolutamente da avere, uno di quei classici film che sono ganzi come la sua copertina. Super Deep non è oggettivamente un grande film, è probabilmente un film per quelli come me che amano queste cose, e soprattutto amano la cosa, amano le Leviathan, amano tutto quello che veniva da quel tipo di cinema con i mostroni che qui, ripeto, sono tutti fatti come ogni effetto speciale che troviamo qui, devastazioni, funghi addosso alla gente che ricordano addirittura anche Matango il mostro, se vogliamo, guarda, incredibile ma vero, del grandissimo Honda. Il link è qui sotto, e la Midnight ha fatto una bellissima versione, ottimo film tecnicamente ben fatto, una sceneggiatura gradevole, gli effetti speciali tutti fatti a manola, quindi non posso altro che gioire, e alla fine si porta a casa il risultato, come ho detto, con piacere. Su Patreon mi piace, iscrivetevi al canale, fate un po' il cazzo che vi pare, ma riscoprite un po' questo film russo, perché secondo me, per se avete amato Leviathan e via dicendo, e film degli anni 80 di quel tipo, sarete come me appunto amanti anche di queste piccole pellicole diciamo indipendenti russe, che per me valgono molto di più a volte di quei mega blockbuster americani dove non c'è praticamente un cazzo. Qui perlomeno c'è del cinema e si vede.